Ciao Nicoletta, oggi vorrei condividere con te un altro mio spaccato di vita. È un po' lungo da raccontare, magari lo racconto a tranche. Il tema cruciale è scegliere nel bisogno travalicando la prima impressione. Ti chiedo questo, ti è mai successo di avere una sensazione fortissima di pancia riguardo una situazione, riguardo una persona e evitare di ascoltarla per mille motivi e di scegliere magari di collaborare, di prendere nel team quella persona perché sei nel bisogno di una risorsa? Ti racconto cosa mi è successo. Erano tantissimi anni fa, ero ancora un po' piccolina. E hai presente quando vita affettiva, vita lavorativa sono tutt'uno? Io mi stavo separando dal mio compagno e dal mio socio lavorativo e avevo bisogno di, come dire, avere a fianco comunque dei collaboratori. La prima impressione che ebbi di una certa persona fu: che zoccola, scusate il termine, vi prego. La cosa strana è che è un termine che non uso mai. Avete presente quei termini che non fanno parte del vostro lessico, del vostro modo di essere, del vostro modo di giudicare? Però veramente la prima volta che vidi ad un corso questa persona da lontano, l'impressione, la sensazione fu quella. Poi però, travalicando quella sensazione, ero ancora piccolina, non ero ancora così capace di ascoltare, ed ascoltarmi, scelsi di avere quella persona nel mio team. Me la faccio breve, poi racconterò magari i dettagli la volta successiva. Stette con me 10 anni e io le affidai tutto, tutto, tutto in piena fiducia. E mi fece un ammanco di oltre 50.000 euro, ripeto, responsabilità mia, e distrusse il team, sempre responsabilità mia, perché all'epoca mi fidavo totalmente di lei, non avevo il controllo e vivendo all'estero avevo affidato a lei tutto il team italiano. La cosa bella, sai cos'è? È che a distanza di anni poi ero ancora nel bisogno di cambiare, ho scelto di rimanere piuttosto senza l'unico commerciale della mia azienda e il fatturato è aumentato incredibilmente, proprio perché ho avuto il coraggio di scegliere non più per bisogno, ma ascoltando le sensazioni. Cosa è successo? È stato particolare perché qualche giorno fa mi imbattei su internet in una foto di questa persona ed è pazzesco come la vita nel tempo ripaga sempre comunque perché è una persona totalmente trasformata, invecchiata, imbruttita, perché io penso una cosa, che comunque il boomerang torna sempre. La cosa importante per me è cosa ho imparato da questo, quanto importante è ascoltare comunque con una sorta di cognizione di causa la prima impressione che hai di una persona, dando sempre la possibilità di, quello sempre, ma magari se l'impressione non è così tanto fiorente e positiva, tenere le antenne alzate. E il secondo punto saliente è scegliere nel bisogno. Tutte le volte in cui si sceglie in una condizione di bisogno, non si ha la lucidità mentale, la capacità intellettuale, la capacità di sentire se quella è una risorsa davvero importante per noi, perché si è sulla paura di perdere più che sull'orientamento a cosa posso creare e costruire. Io ti assicuro, ti parlo veramente col cuore perché so che tanti tanti imprenditori, manager, dirigenti d'azienda mi seguono. Quando è che hai scelto nel bisogno e che prezzo hai pagato per aver scelto nel bisogno? Cosa è successo quando hai travalicato per bisogno una sensazione importante, non quasi neanche permettendoti di ascoltarla? Mi piacerebbe veramente tantissimo se potessi condividere come un pensiero, anche perché vedo che è bello tra persone che hanno vissuti simili poter condividere esperienze e punti di vista, è arricchente. Quindi ci tengo. A presto, ciao, ciao, ciao.